Salve a tutti, qui Platinum più raffreddato che mai, ammalarsi a fine aprile è sempre una gioia. Comunque, benvenuti al nuovo episodio dell'uscita del mese. Maggio ha poche chicche che interessino il grande pubblico, ma ci sono comunque una serie di titoli che possono suscitare l'interesse dei videogiocatori. Partiamo proprio con una di quelle. Il 5 maggio gli Arkane Studios, ampiamente noti per aver sviluppato Dishonored del seguito, ci regalano finalmente Prey, reboot del titolo omonimo del 2006 per PC, PS4 e Xbox One. Tuttavia, pur mantenendo il concept action fantascientifico e combattimento contro gli alieni, non sarà molto legato alle sue origini e dovremo scoprire i misteri della base spaziale Talos 1, mentre saremo impegnati nella ricerca di risposte dell'identità del protagonista e nel salvataggio dell'umanità dalla minaccia extraterrestre. Piccola chicca per gli appassionati sarà invece il 9 maggio Strafe, FPS old school che ricorda molto i tempi di Quake e che avrà anche elementi roguelike, sarà disponibile su PC e PS4. Parlando sempre di titoli più noti, balzando alla seconda parte del mese, il 16 maggio uscirà Injustice 2, seguito del picchiaduro in cui i supereroi DC si alleranno di santa ragione. Mentre per gli amanti dei GDR con molti elementi crafting, lo stesso giorno uscirà The Surge, sviluppato dallo stesso team di Lords of the Fallen. Infine, sempre lo stesso giorno, uscirà Farpoint, il nuovo sparatutto in prima persona sviluppato per il VR di PS4. Tre giorni dopo è in uscita Fire Emblem Echoes Shadow of Valencia per Nintendo 3DS, remake del gioco di ruolo giapponese Fire Emblem Gaiden, che era disponibile soltanto in Giappone. Il 23 maggio uscirà uno scioglilingua impronunciabile per il mio raffreddore attuale, ovvero il giappo Utaware Rumono Mask of Deception su PS4 e PS Vita. Dai, più o meno ce l'ho fatta a pronunciarlo. Il 26 sarà tempo per un'avventura indie, Rime, sviluppata da Tequila Works, in cui vestirmi ai panni di un ragazzo che si risveglia su un'isola misteriosa. L'ambientazione promette bene e sarà disponibile per PC e PS4, ma uscirà anche per la Switch in estate. Lo stesso giorno sarà disponibile Get Even, il nuovo gioco d'azione investigativo multipiattaforma, in cui si tratta il tema della realtà apparente creata dalla mente del protagonista. E per concludere, il 30 maggio è in uscita il multipiattaforma simulativo MGXP3, che ci permetterà di pilotare in modo realistico moto con il supporto grafico della Unreal Engine. Io vi ringrazio per l'attenzione, la pazienza per la mia voce nasale molesta, mettete un mi piace, commentate per farci sapere quali titoli aspettate maggiormente e vi saluto. Alla prossima!